Napoli sarebbe moltissimo ovviamente per la conquista del tricolore, ma secondo te che cosa manca? Ah, proprio così, proprio una battuta, proprio cosa manca? Che cosa manca secondo te? E ricordiamo che ha perso il capitano napoletano, che cosa perde oltre a questo? Ma penso che chi è in società sa sicuramente quello che manca, stanno loro nello spogliatoio, chi sta fuori può solo farsi un'idea e sicuramente quest'anno in un certo momento c'era questa attesa e c'era questa voglia di voler vincere, però poi dopo penso che ha vinto una squadra forte, ha vinto una squadra come il Milan che aveva dei giocatori forti e che hanno dimostrato le ultime partite di essere meritevoli di questo campionato. Quanto sarebbe importante rinnovare Koulibaly? Ma non solo Koulibaly, sono tanti giocatori forti del Napoli che sono a scadenza, il rischio è quello di perderli l'anno prossimo, quindi la società sta facendo le sue valutazioni, Koulibaly è un giocatore, forse uno dei pochi rimasti di alto livello nel suo ruolo. E a volte bisogna fare degli sforzi e speriamo che lo facciano per Koulibaly. Il tuo futuro da allenatore, dove lo vedi sinceramente, Italia o Estero? No, per me è uguale, io ho voglia di allenare, adesso dopo un anno di pausa è normale che mi sto guardando intorno, non è la categoria, non è la nazione, adesso ho voglia di allenare anche perché mia moglie non mi sopporta più a casa. Quindi. Continuando a parlare di difensori, Napoli molto vicino ad Ostigar, che tra le altre cose in un'intervista ha detto che tu rappresenti il suo mito. Sì, tramite Mimmo, Criscito, ci siamo sentiti, siamo visti, ha sicuramente le caratteristiche simili, è un giocatore che ha tanta voglia, è un giocatore che ha buone qualità e sicuramente in una rosa è importante avere tanti tipi di giocatori, lui sicuramente nel Napoli ci può stare. Sicuramente il fatto dell'assenza di Lorenzo è un'assenza importante, però vedendo i giovani che stanno salendo dalla primavera magari ci fa ben sperare. Certo, bisogna farli giocare. Ambrosino? Ecco. Bisogna farli giocare, sono giovani, hanno bisogno di fare esperienza e non è detto che a volte devono andare fuori, l'esperienza si può fare anche qui.